Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. Ieri vi è stata una riunione al Ministero della Transizione Ecologica dove il governatore Marsilio ha detto sì al metanodotto SNAM che attraverserà anche l'Abruzzo. Era un parere tecnico e non politico, si difende Marsilio, ma è polemica in quanto la regione si era sempre opposta al progetto. Vediamo. La regione cambia idea e dice sì al metanodotto SNAM sul Mona Foligno. Il governatore Marco Marsilio ieri ha dato parere favorevole nel corso di una riunione convocata dal ministro Cingolani. Una decisione che ribalta la posizione dell'Abruzzo. Infatti regione, provincia, comune di Sulmona, dove SNAM realizzerà una centrale, e altri enti avevano presentato ricorso contro l'opera, ricorso poi bocciato dal Consiglio di Stato. E ora il voltafaccia è destinato a generare sconcerto in Valle Peligna, dove associazioni e comitati si sono per anni opposti al progetto. E non solo loro. Un anno fa Eni ha pubblicato le osservazioni al piano decennale SNAM 2020-2029, giudicando inutile l'opera. Il metanodotto infatti costerebbe 1,9 miliardi di euro, che secondo la società per azioni sarebbero recuperati in 40 o 50 anni tramite ulteriori aumenti dei costi in bolletta. Sarebbe per giunta un'infrastruttura di cui beneficeranno principalmente altri paesi europei, ma che rischia di essere pagata dai consumatori italiani. Marsilio ha cambiato idea senza interpellare il Consiglio regionale, lamentano i consiglieri di opposizione, e il tutto mentre il consumo di gas fossile è destinato a diminuire, così come stabilito anche dalla transizione ecologica prevista nel PNRR. Lo dicono i numeri, il picco di consumo di gas fu raggiunto nel 2005, quando l'Italia consumava 86 miliardi di metri cubi l'anno. Da lì il consumo si è ridotto di circa un miliardo di metri cubi ogni anno. Vi è poi la questione ambientale delle specie protette che abitano i parchi nazionali che saranno attraversati dal gasdotto e quella sismica, in quanto la centrale a spinta e compressione sarà realizzata a due passi dalla famigerata faglia del Morrone. L'intesa è un atto proprio politico, politico nel senso di valutazione dei benefici per la comunità di un'opera. Questa è un'opera fossile ed è veramente incredibile che in piena crisi climatica, si parla di siccità, si parla di problematiche ormai evidenti ai più, non si riesce praticamente in Pianura Padana a coltivare quasi più nulla, adesso dobbiamo puntare nel futuro su un nuovo gasdotto che, ripeto, porta metano, che dovrà essere attivato a fine fra 10 anni sostanzialmente, e poi agire per fino al 2080 addirittura, perché un gasdotto dura 50 anni come vita tecnica e noi dobbiamo abbandonare le fossili adesso. L'opera è compatibile sotto il profilo tecnico e amministrativo, si difende Marsilio. Se avessi detto no avrei commesso un falso ideologico. E poi il governatore attacca gli oppositori, il PD sia coerente e voti la sfiducia a Cingolani, conclude Marsilio. Bisogna considerare inoltre che l'infrastruttura oggi ha una ragione nuova, ovvero la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la riduzione delle forniture che giungono dall'est. Prima che il gasdotto SNAM entri in funzione, però, bisognerà attendere una decina d'anni. Il GIP di Bari, Anna Perrelli, ha rinviato a giudizio l'ex presidente della regione Molise Paolo Frattura e l'avvocato Salvatore Di Pardo per il reato di calunnia continuata in concorso. I due sono accusati di avere in concorso tra loro, prima con una denuncia presentata alla fine del 2014 e poi con dichiarazioni non vere e reticenti rese ai carabinieri. Al PM e alla Corte d'Appello di Bari, incolpato il magistrato Fabio Papa e la giornalista Manuela Petescia dei reati di concussione e estorsione. La prima udienza del processo è stata fissata al 6 dicembre prossimo davanti alla prima sezione del Tribunale Penale di Bari. Nel corso dell'udienza il GUP ha ammesso la costituzione di parte civile di Papa e Petescia, rispettivamente difesi dagli avvocati Massimo Romano e Paolo Lanese. Cambiamo argomento. Il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini è intervenuto questa mattina a Teramo in un convegno organizzato dal sindacato provinciale. Landini ha parlato di lavoro e carovita e ha promesso il suo impegno per attuare misure immediate contro l'inflazione. Tania Bonici Castelli.
Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL, è intervenuto a Teramo all'incontro dibattito organizzato dal sindacato provinciale dal titolo Camminiamo insieme. Landini è arrivato di buon'ora in città, ha visitato la biblioteca Delfico con la mostra dedicata al compianto Tom Di Paolo Antonio, sindacalista e senatore del PC. Ha proseguito per una breve passeggiata sul corso San Giorgio per poi fare tappa nella vecchia sede teramana della CGIL in via Delfico, dove ha ammirato il murales realizzato da Sandro Melarangelo, che racconta il duro lavoro di tanti uomini per la costruzione della rete idroelettrica del Vomano. E proprio di lavoro e caro vita Landini ha parlato ad un pubblico attento nei capannoni dell'ex Villeroi. Credo che sia il momento di misure straordinarie. Innanzitutto c'è un primo problema, che è il reddito e il salario. La gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese e quindi bisogna mettere in campo dei provvedimenti che siano in grado di affrontare questa situazione. L'una tantum che hanno dato non è sufficiente, 200 euro sono sicuramente un fatto positivo, ma l'inflazione, i prezzi stanno portando via un'intera mensilità all'anno a chi lavora e quindi c'è bisogno di tassare molto di più gli extra profitti, c'è bisogno di trovare risorse per sostenere. Poi è il momento di fare delle riforme strutturali, a partire da una riforma fiscale degna di questo nome, e questa riforma deve aumentare il netto in busta paga a partire dai redditi più bassi e più colpiti, e poi bisogna rinnovare i contratti nazionali. Penso che ci siano alcune cose positive in queste ore, penso al rinnovo del contratto che è stato fatto nel settore chimico farmaceutico, lunedì 9%, 200 euro di aumento, penso a una cosa molto importante che è stata fatta proprio ieri sera, che finalmente si è rinnovato il contratto della sanità, sia pubblico che privato, e quindi vuol dire che è possibile, ma è necessario che le imprese assumano questa responsabilità e che il governo cambi politica. Non è il momento dei bonus, è il momento di riforme strutturali, soprattutto è il momento di tutelare la parte che oggi non ce la fa, che è il lavoro dipendente, che è il lavoro anche autonomo, che sono i pensionati. La RUM di Pescara ha ospitato la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2022 a 14 comuni abruzzesi, vediamo quali, nel servizio di Paolo Renzetti. Tante bandiere blu, abbiamo dei numeri molto importanti, praticamente quasi 2/3 dei comuni della costa abruzzese hanno la bandiera blu, per uno sviluppo lineare di circa il 70% della fascia costiera abruzzese, e un rapporto tra lunghezza delle nostre coste e numero di bandiere blu che è il più alto in assoluto in Italia, una bandiera blu ogni 10 km di costa. Questo significa che l'Abruzzo sulla strada non è soltanto sulla strada della sostenibilità, della compatibilità ambientale, della qualità del turismo e delle acque, ma è addirittura all'avanguardia in Italia. Questo è un risultato molto importante e sono felice che le amministrazioni comunali continuino a lavorare e a collaborare con la regione per creare le condizioni. Anche quest'anno il trend è positivo, è stato positivo anche per l'Abruzzo con un nuovo ingresso. 14 località sono un buon punto, no? Su cui lavorare. Il trend, come dicevo, è positivo, ma la cosa importante è che anche per il 2022 i comuni a crescere sono soprattutto quelli del centro-sud del paese. Un riconoscimento importante per piccoli centri della nostra regione, e poi c'è la riconferma di Pescara, che è una città più grande. Sì, una riconferma è quella di Pescara, che sicuramente si è molto impegnata nel percorso di sostenibilità del programma Bandiera Blu. È il secondo anno, quindi insomma si sta consolidando su un percorso, ma soprattutto ha ben compreso la filosofia del miglioramento continuo che fa parte del programma, e quindi come dire, ogni anno ne chiediamo di migliorare le proprie performance, e Pescara lo sta facendo molto bene. Francavilla si conferma, è stato un grande traguardo anche quest'anno, abbiamo avuto la riconferma e quindi è il risultato di un grande lavoro che viene fatto annualmente. Dobbiamo sempre migliorare. Bandiera blu non è solo qualità delle acque, ma anche qualità dei servizi che vengono offerti, quindi andiamo nella direzione giusta. È un momento importante, un momento di riconoscimento non solo per le istituzioni, ma soprattutto per i territori. I territori che hanno creduto e continuano a credere in questo importante, diciamo, riconoscimento
per un territorio che è la bandiera blu, che non solo vuole essere uno strumento importante dal punto di vista turistico, ma anche uno strumento che consente ai territori di migliorarsi, perché sappiamo che ogni anno per confermare la bandiera blu o per ottenerla per chi non l'aveva prima bisogna raggiungere determinati parametri di qualità dal punto di vista delle acque, dal punto di vista dei servizi, l'ambiente e per molti altri servizi che via via di anno in anno si aggiungono, quindi in qualche modo accresciamo anche la qualità della vita sui territori, quindi auguri a tutti i comuni e che sia, come dire, di buon auspicio per una stagione che promette bene. Le associazioni ambientaliste abruzzesi denunciano una strage di querce, salici e pioppi alla riserva delle sorgenti del Pescara a Popoli. Querce, ginepri, salici, pioppi, decine e decine di alberi, anche di grandi dimensioni, sono stati tagliati per giunta in pieno periodo riproduttivo nella riserva naturale regionale sorgenti del Pescara Popoli. Questa è la denuncia delle associazioni ambientaliste che parlano di un incredibile scempio realizzato letteralmente nel cuore di una delle prime aree protette della regione. Nelle riserve regionali stanno accadendo fatti sempre più gravi, spiegano gli ambientalisti, ma questo supera ogni immaginazione. L'ufficio parchi della regione Abruzzo deve intervenire duramente, un patrimonio unico non può essere trattato in questo modo. Lo hanno detto questa mattina in conferenza stampa i rappresentanti delle associazioni Salviamo l'Orso, Lega Italiana Protezione Uccelli e Stazione Ornitologica Abruzzese sulle inequivocabili immagini raccolte durante un sopralluogo avvenuto venerdì scorso 10 giugno. Molti cittadini sentivano il rumore delle motoseghe, hanno segnalato, ma come mai nel cuore della riserva naturale che dovrebbe essere un santuario della natura, qui avanti da settimane le motoseghe che vanno avanti. Abbiamo chiesto un sopralluogo, dopo un po' di difficoltà abbiamo ottenuto il sopralluogo e siamo stati anche con la società ornitologica abruzzese, con Salviamo l'Orso, e abbiamo visto una cosa che veramente, come illustrano anche le fotografie, è stata abbastanza sconvolgente. Sono stati tagliati degli alberi anche enormi, alberi alti 20-25 metri con diametri di un metro e più l'altezza di petto d'uomo, in periodo di nidificazione, quindi li hanno tagliati adesso, c'erano ancora le foglie, loro li sono tagliati prima, no, li hanno tagliati in periodo di nidificazione, che significa la morte di molti piccoli uccelli che erano ancora nei nidi. Quindi se il taglio andava fatto, ma andava fatto con criteri diversi e non tagliando le piante che sono state tagliate. Io sono stato per 30 anni nel corpo forestale, ho visto quello che è rimasto a terra, fa vedere che la ceppaia, cioè la base, erano alberi dal tronco sano, erano alberi sani. Sono stati tagliati perché erano pericolanti, alcuni forse erano pericolanti, altri io ho moltissimi dubbi sul fatto che fossero effettivamente pericolanti, perché pendevano da non doversi sentire, ma da un'altra parte, ma non andavano fatti certamente in primavera e estate, andavano fatti in autunno questi tagli, se dovevano essere fatti, e poco per volta, non questa cosa andata avanti per mesi, stravolgendo un ambiente, se non si tutela il territorio dentro una riserva naturale, ma dove deve essere tutelato? Non significa niente allora una riserva naturale, è solo un nome. Con l'elezione di Chiara Trulli, Spoltore conferma la tradizione recente legata al centrosinistra. L'ex sindaco Donato Renzetti spiega i motivi della continuità amministrativa e volge lo sguardo alla nuova Pescara. Andrea Costantini. Donato Renzetti è stato sindaco di Spoltore per due mandati, dal 97 al 2007. Diciamo che con proprio l'amministrazione Renzetti è iniziata l'epoca del centrosinistra, sempre presente al governo di questo comune. Intanto è contento di come stanno andando le cose? Molto contento, perché vuol dire che si è lavorato bene. Il sindaco attuale, che tra l'altro ha avuto due mandati pieni e ha lavorato bene sulla scia di una strada aperta, come ha detto lei, nel 97, che ci ha portato a riconfermarci sempre, perché siamo riusciti a intercettare tutto quello che i cittadini di Spoltore desideravano e noi l'abbiamo portato.
strade, scuole, recuperi del centro storico, tutte innovazioni, e in più abbiamo portato attività produttive, che è stata importante per quanto riguarda l'economia collettiva di questa cittadina, che oggi può definirsi tale e competere anche con altre cittadine della nostra provincia, avendo un background forte. E adesso vedremo come questa nostra forza che abbiamo dimostrato sarà utile e importante se la nuova Pescara andrà avanti, ma per ribadire un concetto, che stiamo nell'area metropolitana, ogni realtà ha la sua specificità e va salvaguardata, non ci può essere accaparramento di territorio, ma una distribuzione migliore dei servizi sanitari, scuole, superiori, trasporti. Questo è la base di rivendicazione con cui vogliamo entrare. Poi la nuova sindaca saprà lei, insieme a tutti quanti noi, a tutti gli eletti, come portare avanti questo progetto, ma noi su questo dobbiamo lavorare e io penso che questa sia la cosa più importante. Arsita dedica un weekend alla transumanza, la migrazione stagionale delle greggi divenuta patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo fine settimana appunto ad Arsita ci saranno una serie di appuntamenti e di eventi, a cominciare da sabato con la corsa del transumante, e poi addirittura ci sarà proprio l'evento clou domenica, la transumanza vera e propria, per con cui si accompagneranno proprio le greggi all'alto alpeggio. Una manifestazione a cui io invito tutti coloro che vogliono a partecipare, perché è una manifestazione che comunque tiene a valorizzare, a rievocare quella che è una caratteristica di tutti i territori montani, cioè la pastorizia, di tutti quei territori che appunto sono vocati all'agricoltura e alla pastorizia. Per cui io invito tutti a partecipare ad un evento che nel corso degli anni ha dimostrato la sua valenza e sta crescendo sempre più. La transumanza è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO, il che ci rende molto fieri come Proloco, perché in tutto Abruzzo siamo gli unici che ancora portano un gregge in alta quota. Infatti nella giornata di domenica ci sposteremo da circa 500-600 metri di quota ai 2000 metri. La giornata sarà comunque, porterà il passo degli animali, quindi è accessibile a tutti, anche a persone con portatrici di disabilità. Infatti c'è un'associazione che si occupa di rendere accessibili tutti i territori. Sabato pomeriggio si svolgerà la festa per il centenario della Chieti Calcio, tante le iniziative varate dall'amministrazione comunale e dal comitato che sono state illustrate questa mattina. All'evento di sabato è la festa del centenario, è un evento che di fatto contiene 3-21, perché avevamo prima alle 17, dalle 17 allo stadio Angelini una partita tra le vecchie glorie nero-verdi, poi alle 19.22 ci sposteremo qui nel centro storico in piazza Vagnai, dove partirà un corteo dei tifosi della curva Volpi che percorrerà il tracciato Corso Marruccino via Arnienze per entrare in piazza Malta, e poi in piazza Malta ci saranno ovviamente premiazioni e riconoscimenti sia per i vecchi gruppi ultras della curva Volpi, per le vecchie glorie neroverdi, un ricordo sentito e sincero nei confronti degli angeli neroverdi, in particolar modo ad Alessandro Luciani che è recentemente scomparso, e poi dalle 21.30 fino a notte fonda tanta musica dal vivo, ben 10 gruppi musicali di Chieti che si alterneranno sul palco allestito in piazza Malta, e sarà una festa di piazza, è quella che volevamo, birra, arrosticini, porchetta, tutti insieme per il nostro orgoglio, per i nostri colori e per gridare ancora di più ad alta voce Forza Chieti. Vogliamo doverosamente celebrare questo momento con una grande festa che coinvolgerà in primo luogo la tifoseria, che è il vero motore propulsivo di questa squadra e di questi colori,
e poi tanti giocatori, allenatori, dirigenti sportivi che nel corso di questi anni hanno accompagnato e hanno rappresentato un pezzo di storia della nostra squadra. La società non sta passando un bel momento, qual è il vostro punto di vista? Si stanno muovendo un pochettino tutte le parti della città, le istituzioni, imprenditori, professionisti, tifosi, quindi quando tutta la città, tutto il tessuto cittadino marcia unito verso un obiettivo, questo obiettivo lo raggiunge e quindi, ripeto, di qui a breve sono certo che sicuramente avremo tantissime notizie positive. Lo sport: dovevano essere ore decisive per l'accordo tra il Pescara e Zdeněk Zeman, ma l'allenatore frena perché attende ancora ulteriori sviluppi sul fronte societario a Foggia, un'attesa che sta irritando i vertici biancazzurri. Sta assumendo i contorni di una telenovela la vicenda del nuovo allenatore in casa Pescara, o meglio, il DS in pectore Daniele Dell'Icari la sua scelta l'ha fatta da tempo ed è Zdeněk Zeman, ma forse mai avrebbe immaginato che oltre che dover ricucire il rapporto logoro tra il boemo e il presidente Daniele Sebastiani, oltre a dover convincere l'allenatore di Praga con un progetto tecnico a lui adatto e con una proposta economica all'altezza della situazione, avrebbe dovuto fronteggiare le dinamiche societarie in atto a Foggia. Secondo quanto appreso, infatti, Zeman avrebbe chiesto ulteriore tempo per dare la priorità a Foggia, essendo in parola con l'imprenditore Antonio Salandra della Fortore Energia di essere lui l'allenatore dei Satanelli in caso di ascesa alla proprietà del club. Superata senza sviluppi la vicenda Canonico Pintus, col primo che resta proprietario del 51% delle quote, gli ultimi sviluppi, portati alla luce dalla Gazzetta dello Sport stamani, parlano di una offerta dello stesso Salandra ai proprietari del Foggia per l'acquisizione dell'80% del capitale sociale, dando tempo 5 giorni per una risposta. In tarda mattinata lo stesso Canonico, su alcuni siti locali, ha confermato di aver ricevuto l'offerta senza chiarire il nome del potenziale acquirente, ma ha subito detto no, rimandando l'offerta al mittente. Sul fronte Pescara filtra nervosismo e rabbia dei vertici biancazzurri per questa dilazione dei tempi. A tutti i dubbi già avanzati nei giorni scorsi aggiungiamo: vale la pena affidare la ripartenza del Pescara e il nuovo progetto tecnico ad un allenatore che fa apparire questa piazza come una scelta di ripiego, visto che siamo oltre i tempi accordati per dirimere la vicenda Foggia? Fin quando è giusto attendere? E questo no odierno dell'attuale società può sbloccare la situazione o resterà frenata fino all'inizio della prossima settimana? Dal canto suo Alberto Colombo continua a restare alla finestra e, almeno a questa mattina, non ha avuto contatti diretti con la dirigenza biancazzurra. Gli ultimi risalgono a oltre 10 giorni fa. Intanto la telenovela va avanti e non sembra il modo migliore per dare il via alla nuova stagione. Presentata questa mattina la tappa nazionale di Beach Rugby che si terrà a Pescara sabato 18 giugno. 8 squadre, più di 100 atleti e quasi 12 ore di rugby, questi i numeri della tanto attesa prima tappa pescarese del trofeo nazionale di beach rugby che si svolgerà sabato 18 giugno presso lo stabilimento balneare La Capannina. Il torneo organizzato dalla società sportiva Pescara Rugby in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione e con il patrocinio del Comune di Pescara ospiterà numerosi atleti che arriveranno non solo dall'Abruzzo ma anche da Lazio, Marche e Campania. Saranno 8 le squadre in gara, fra cui formazioni abruzzesi. Il campo di gioco sarà allestito all'interno dell'area dell'Idola Capannina, nelle adiacenze dell'area della Madonnina e del Ponte del Mare. Non mancheranno gli stand di tutte le società sportive partecipanti, momenti di divertimento ed il tradizionale terzo tempo tanto caro al nostro rugby. Credo che sia un'occasione non indifferente per la città di Pescara avere la quinta edizione della tappa nazionale Beach Rugby, che io ho voluto fortemente intitolare come la tappa d'Abruzzo. A significare che fondamentalmente, oltre alle presenze dei club del rugby abruzzesi, ce ne saranno alcune campane, alcune laziali. Ha una grande valenza, tant'è che la parte riferita al patrocinio da parte del comune è stata immediata.
sarà una bellissima giornata, perché poi lo sport che andremo a fare di per sé è già faticoso, ma nel caso farlo sulla spiaggia è di una fatica non indifferente, tant'è che le squadre si scontreranno 5-5 a fronte di 15-15 nel campionato regolare, che in quel caso avranno in panchina 7 persone, a dimostrazione del grande turnover della partita, della fatica che faranno gli atleti. Grande fisicità. Grandissima fisicità, la dimostrazione ne è il fatto che ognuno di noi ha il sentore che giocare sulla spiaggia è faticoso. Immaginate una partita di rugby dove l'entusiasmo e anche la parte, come dire, dell'esaltazione della tecnica del rugby, del placcaggio e quant'altro, viene esaltato dalla spiaggia, non si cade né sulla terra né sul sintetico, sulla spiaggia, quindi si esaspererà l'attività, come dire, fisica. Softball, vittoria isperata lo scorso weekend per l'Atom Schieti contro Lucca nel match giocato a Tollo nel bel mezzo della stagione in Serie A2. La squadra teatina attende lo svolgimento dei lavori di sistemazione dell'impianto di Santa Filomena. Sergio Zappalorto. La vittoria numero 2 è arrivata a Tollo. Tollo che vi ha ospitati egregiamente e che vi ha fatto giocare su un diamante di assoluto prestigio e che è intitolato al mitico, naturalmente, La Sorda, che è di origini tollese. Sì. Il campo è stato inaugurato non più tardi di un mese fa. E finalmente l'Atom Schieti ha giocato in Abruzzo, naturalmente, su un campo da softball che decisamente preparato, non dico al nostro vantaggio, ma mi dà una bella mano, insomma. Ci hanno dato una grossissima mano, soprattutto perché ci hanno permesso di recuperare una delle partite che era stata rinviata per maltempo all'inizio del campionato. Bisogna anche guardare ad adattare anche il campo di Santa Filomena, di questa zona di Chieti, perché è uno dei problemi, dei tanti problemi che avete, bisogna sistemarlo assolutamente, l'assessore aveva promesso. L'assessore credo che già sia, che spero che abbiano risolto i problemi che c'erano in comune per poter emettere il bando di gara, in modo tale da poter capire come fare per risolvere i problemi tecnici. Certo, non sono i soli che c'ha la società, intendiamoci, però avere un campo adeguato che ti permette di giocare in maniera di livello superiore sicuramente migliora le prestazioni anche delle atlete, ci mancherebbe. Quindi noi aspettiamo con grande ansia l'emissione di questo bando, sperando di poter ottenere un vantaggio dal punto di vista della sistemazione del campo, che ormai richiede veramente un grosso rifacimento di tutte le strutture, sia le nostre che quelle del baseball, naturalmente. Per una squadra che, comunque, diciamocelo francamente, si può salvare, sì o no? Noi, parola di presidente? Sì, noi siamo assolutamente convinti di questo fatto, senza altro aggiungere. Naturalmente sarà difficilissimo, perché giochiamo contro società veramente equipaggiate con grossi calibri. Però le ragazze che stanno ascoltando stanno pensando: presidente, ma che stai a dire? Noi ci salviamo. Ma assolutamente sì, questo è fuori dubbio. Purtroppo il permanere in A2 significa anche essere, diciamo così, vedute, viste dai tecnici della nazionale, che farebbe la differenza per le ragazze, che potrebbero aumentare il loro livello in maniera consistente. Da non dimenticare, ripeto, che l'Atoms è la società che ha tenuto a battesimo Fabrizia Marrone. Fabrizia Marrone è una delle atlete di punta della nazionale, che hanno appena finito l'esperienza alle Olimpiadi l'estate scorsa e che quindi, ripeto, ci ha dato grosse soddisfazioni e prestigio. La pallavolo, Pietro Merlo è il nuovo schiacciatore dell'Abba Pineto. Classe 1999, di proprietà del Padova, ha giocato da titolare col San Donà in A3 nello scorso campionato. Termina qui questa edizione del TG6, la prossima sarà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.